Con il caldo dell'estate, stare tanto tempo davanti ai fornelli non è proprio il massimo. Per questo, durante le vacanze al mare, mi gioco spesso la carta del risotto con polpa di granchio e zucchine. Con il Bimby viene buonissimo e si fa da sé. Vediamo insieme come prepararlo. Ingredienti per 4 persone. 300 g di riso, 250 g di zucchine, polpa di granchio o 7 bastoncini di surimi, 50 g di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di dado, 50 g di vino bianco, 650 g di acqua calda, mezza cipolla, sale quanto basta, pepe quanto basta. Trita la cipolla nel boccale, aziona il Bimby per 2 secondi, velocità 7. Soffriggi aggiungendo l'olio. Aziona il Bimby per 3 minuti a 100 gradi, velocità 1. Trita le zucchine e inizia la cottura. Aziona il Bimby per 5 secondi, velocità 4. Successivamente inserisci la farfalla e aziona il Bimby per 4 minuti a 100 gradi, velocità 1. Versa il vino bianco nel boccale. Aziona il Bimby per 4 minuti a 100 gradi, velocità 1. Aggiungi l'acqua, il dado e il riso. Cuoci per il tempo indicato sulla confezione del riso. Aziona il Bimby a 100 gradi, velocità soft antiorario. A metà cottura inserisci la polpa di granchio in pezzi o a rondelle. Condisci con sale e pepe secondo i gusti. Buon appetito e alla prossima videoricetta! Se ti è piaciuta questa ricetta, clicca il pulsante Mi piace. Iscriviti al mio canale YouTube, ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette. Stai su Facebook? All'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette e una community di appassionati di cucina. E ora, cosa vuoi preparare?